Ebbene amici, fratelli della Congrega, 15 e 12, il 9/11/2022, dopo la mia incursione, recitazione, di ottima dizione, no, starò zitto, io dall'indole taciturna, io riemersi, ricordi riemersi, ma che furono da me stesso soppressi, io auto, represso mi depresso, oscurato, obnubilato. Chissà in quale abisso precipitato, ma che c'entra questa introduzione? C'entra, c'entra con la canzone in questione. Allora la questione è tale. Nel 2002, era 2001, vedete, sono smemorato, andrai a vedere, tu no, andai, vedete, basta una R, andai a vedere. La prima di Gangs of New York, la presenza molto lontani di Daniel Day-Lewis e Leonardo DiCaprio, film che fu girato durante la prima, seconda edizione del Grande Fratello, c'era Taricone, mi ricordo tutto, lì negli studi di Cinecittà si doveva girare a New York, nello studio che De Niro, Harvey Weinstein volevano allestire, Rudolph Giuliani, ma non perdiamoci in chiacchiere, non facciamo gli intellettuali, ciò è stato riportato nel mio libro su Robert De Niro. Ma comunque, e lì successe veramente il finimondo. Una spaccatura venne nella mia mente e poi canterò con calma, è chiaro? Tra l'altro è venuta a bussare la polizia a casa mia, sì, no, sono ricercato, sì. Ma suo figlio, i miei genitori non sono Bridget Fonda e Chris Isaac del piccolo Buddha, ma suo figlio, sì, è un essere speciale. No, non perdiamoci in... Incazzate, no, è la verità. Ora sono un wild at heart, un selvaggio. Ora cerchiamo di stream of consciousness, di flusso di coscienza, di essere coscienziosi. La mia adolescenza non è mai esistita. Ecco, vissi di riflesso, ma riflessi, no, riflettei e voi riflettete. A quanto ora vi dirò, non è un pezzo preparato. Sì, ma fui pazzo, non lo so. Allora, lì a Roma, una gita scolastica in terza media, vi racconto questo. C'erano le camere, andammo con la professoressa di matematica che aveva nel mio palazzo, quella di storia dell'arte, lì a vedere Michelangelo, la facciata di San Pietro, San Petronio, qui a Bologna, poi. San Pietro doveva essere la basilica, non è la cattedrale, no, più grande del mondo d'Europa, ma il Papa. Ok, fatto sta che un ménage à trois, il triangolo, no, no, ero in camera con Luca Lombardi, poi mi iscrissi con lui al liceo scientifico, e Martucci. A un certo punto il bagno stava, diciamo, antistante a questa camera, poi c'erano delle ragazze, Sara, svegliati, è primavera, infatti ha a che vedere con Venditti, sì, facciamo nome e cognome, Sara Galli, fra l'altro abitava proprio dirimpetto a me, vabbè, voi non sapete nulla della mia vita, ecco, allora lì scattò qualcosa in me, ma io non sono quello, che cazzo successe, poi non lo so. Ma rivedrò con calma, già ho visto alcuni spezzoni, rivisto, e ho rivisto me, di Balla coi lupi, questa musica deliziosa, questa musica incantevole, sarò anche un po' così, alla Carlo Verdone, in quale film diceva questa chitarra stuprata, questa chitarra violentata, questa mia vita rovinata, riemersa, l'alta marea, Antonello Venditti, cupolone, lì Francis Ford Coppola girò. Sì, nel cupolo il padrino parte terza fu sconfitto da Kevin Costner e Balla coi lupi, capolavoro masterpiece, un film su un The Brave, su un coraggioso come Johnny Depp, che si dà anima e corpo per salvare la sua vita e compie una scelta che viene presa per il culo, ridicolizzata, ma così morirai, è un suicidio annunciato. E da lì si apre la frontiera in senso lato e forse ci agganciamo o ci colleghiamo al revisionismo dell'ultimo, il penultimo, degli ultimi film di John Ford, a Soldato Blu, perché Kevin Costner non inventò nulla, ma reinventò se stesso e adesso vedremo, sta girando questo Horizon, ma questa è una canzone straordinaria, no, più che altro è una colonna sonora,
quel momento esaltante quando vinse anche contro Martin Scorsese di Goodfellas, quei bravi ragazzi, un Oscar contestato, un Oscar giusto, e l'uomo del giorno dopo, The Postman. Ma più che questo pezzo celeberrimo, qui tocchiamo lo zenith, diciamo al minuto e 21. Di questa soundtrack meravigliosa, meravigliosa. In crescendo. Musica letiziosa, celestiale, oserei dire idilliaca, paradisiaca. Una musica amorevole, la passione per la vita. Lo sguardo che prima, diciamo, era stato da te stesso annerito, accecato, la limpidezza di una visione aperta a mille più orizzonti, al romanticismo, lo Sturm und Drang. Fra l'altro, Taricone era fissato col romanticismo. Io sono stato un coglione, il gladiatore. Vabbè, basta. Musica veramente eccezionale. Altro, fra l'altro, ieri, l'altra volta in Piazza Aldrovandi, poi la Montagnola, ah, siamo in Toscana. No, sono venuti da Roma, di Cattleya, tipi rudi, un po' purini, no, bravini, sì, non ci troviamo a Prato, lì Benigni, Firenze, Francesco Ruti, io fui muto, a, no, a Sudovest, gli 883, no, Paperino, Billy, Mori, Mori, state Mori, non facciamo correre la curva sud, Mori, basta. Entusiasmo, 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 ci vuole entusiasmo. Ah, ora, Andorello Editti non è proprio un cantante che mi piace, non mi è mai piaciuto troppo. Pare che sia stato con quel pezzo gnoccolona. No, socio ma lei, era gran fega, era gran pena, come tra Brambulani, ma Monica Loffredi, quella lì non la soddisfa neanche Rox Freddi. Sì, Antonello, vedi, Antonello, Antonella, è una clinica psichiatrica, dovete andarci, sì. Non fate gli indiani come quello di qualcuno volò sul nido cucù. Ora basta con le prese per il cucù. Sembra un po' Jim Carrey di Man on the Moon. Il regista è lo stesso, quello di Amadeus di Man on the Moon. Abbiamo detto sì. Allora, poi la musica dei REM, Rapid Eyes Movement. Vedete, Eyes Wide Shut, vedere la realtà, non vederla, le patologie, le schizofrenie, le rinascite, il processo di rimembranza, rinascenza, la malinconia, nostalgia, e la via sarà ancora lunga, tutte le strade portano a Roma, Roma, Caputune. Allora questo è... Oh, Abelli, ma che cazzo stiamo a fare qua, oh? Beh, damoci la mossa che a mezzogiorno e mezzo dobbiamo saccare, eh? Pausa pranzo un'ora, belli, belle le mamma, ci si ritrova qua all'una e mezza, oh, oh, ambedi quella, oh. Sì, erano un po' così, molto, diciamo, ruspanti. Ma Candiamo con Antonello, questa è una musica comunque straordinaria, straordinaria, che ha fatto innamorare tante ragazze, non soltanto del Parioli, no, del Paleoliti, dicevo, uomini, trogloditi, uomini, un sacco bello, doveva esserci De Niro, che incontrò Verdone, sul 16 una volta in America, Juan Sapone, dai, in America. Donne acqua e sapone, Borotalco, Natascia, oh, Gattatui. Allora, andiamo, andiamo, candiamo. Questa è Antonella. Musica romantica, veramente. Motore. Allora, proviamo a immaginare questa situazione, no? Allora, fra l'altro, ieri c'era una tipa, si vede nella foto, no, che ho messo, quello che sta dietro mangiava, che ha detto, quello sarebbe Stefano Accorsi, fa pur gaga. Era una tipa un po' la sconsolata, un po' così. Vabbè, intratteneva nei momenti di silenzi, di pause, che ci vuole un grande attore. Alla Daniel Day-Lewis, vi ricordate quella scena con Leo DiCaprio, arriva lì tutto in cazzetto? Lui dice, sì, con la pupa. Con la pipa, ma
poteva avere delle grandi pupe, Isabella Chani, Pere De Luis, ok. Allora ha bussato alla porta Antonello Venditti. Ha detto, ma dicono che lei è più bravo di me a cantare, signor Falotti. Come penso di essere? Io sono più bravo di lei. La sfida è accettata. Canteremo assieme a Vasco Rossi, lì ai Fori Imperiali, Colosseo. Io sono Romeo Aristogat, più bello del Colosseo. Dai, che ragli, Antonello. Dai. Prendilo giù di questo frutto amaro, amaro. Dai, Antonella! Cantiamo, cantiamo. Musica veramente straordinaria. Musica eccezionale. Sei scopatella, oserei dire abissale, oceanica. Un, due, tre, prova. Guarda Antonello che alla fine lei rimarrà molto provata, sa? Autostrada deserta, al confine del mare. No, non mi piace questo. Sì, qua ha vinto lei, Antonella ha vinto lei e mi ha colto impreparato. Vediamo qua, Karaoke Academy. Lei non vincerà comunque l'Academy Award. Fu candidato per quel film Danny DeLuso, ma non vinse, rimase deluso. Quell'anno vinse a sorpresa Edgar Broad per pianista. Qua ci vuole un pianista, cioè ci vuole un grande chitarrista, dai. Con le trombette. A proposito di Roma lì, la Dolce Vita, c'era anche Celentano, Fellini, Carfallone. Che mi ricordo quella gita scolastica, dicevano vai nella Fontana del Trevi, butta la moneta e perse 4-5 mila lire lì. E i sogni non si sono realizzati, dai. Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo. Interpretazione così non le va bene? Oh. Sigarette mai spente, sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo sai, la mente vola fuori dal tempo, si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce tu sei dentro di me, come l'alta marea, che scompare e riappare portandoti via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, se l'immensa paura che tu non sia mia. Lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio. Cosa hai fatto in tutti questi anni? Nudo, sono andato a letto presto. Yesterday. Tu sei dentro di me,
come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Se mistero profondo, la passione e l'idea, se l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio. Ma torniamo indietro su Grand Dance with Wolves. Questo è un plurale irregolare. Lei non faccia l'uomo Wolfman, l'uomo lupo, l'actual life. Qui è Elvis. Non Elvis, the pelvis. La doppia voce, insomma. Oh, tu che vuoi? Oh, Elvis. Yes. Adesso partirà l'annuncio pubblicitario a rompere il coglione. No, stavolta no. Come mai? Strano, è irregolare. Che musiche straordinarie. Che film meraviglioso! Basta adesso, basta.